Siamo rimasti questa mattina sull'episodio dell'obolo della vedova. Volevo ancora dire una parola a proposito di questo episodio. Finora ci siamo un po' chiesti chi è questo Messia, cioè a tutta la sezione che abbiamo letto questa mattina gira attorno a questa figura messianica, ma quale tipo di Messia è Gesù? L'episodio della nuvola della vedova certamente non risponde a questa domanda, però almeno ci dice qualcosa sul modo con cui si deve rispondere alla domanda. Cioè non si può rispondere alla domanda di chi sia il Messia se non dando tutto quello che si ha. Cioè vale la pena di dare tutto quanto si ha per vivere e per trovare colui che è la vita. Questo in un qualche modo è anche una risposta sulla figura del Messia. È uno per il quale vale la pena dare tutta la vita. Come si dice anche spesso in Gesù Cristo, noi abbiamo una buona ragione di vivere e anche di morire. Ecco, questo detto, allora passiamo al capitolo 13, un capitolo che mi sembra molto importante qui all'interno del racconto di Marco, perché sarà praticamente l'ultimo commento anticipato sull'evento della croce che leggeremo da domani mattina. Questo discorso si presenta appunto in questa prospettiva già per la sua collocazione geografica. Vabbè, Gesù si trova di fronte al Tempio. Ora è chiaro che se si vuole stare di fronte al Tempio c'è una sola possibilità, si deve stare sul Monte degli Ulivi. Ci sono le vostre sorelle carmelitane, benedettine, sul Monte degli Ulivi. Lì probabilmente si mette Gesù per fare il discorso, già che comincerà per parlare del Tempio e quindi bisogna esserci di fronte. Però il testo precisa che non soltanto sta di fronte al Tempio, ma che sta anche sul Monte degli Ulivi, collocazione normale, dico, però è importante che precisi che è il Monte degli Ulivi. Il Monte degli Ulivi è poco conosciuto dall'Antico Testamento. C'è un testo che parla del Monte degli Ulivi al momento della ribellione di Assalonne nei confronti del padre Davide, e il padre fugge, parte, perché non vuole fare una guerra con il figlio, quindi fugge a piedi nudi e risale il Monte degli Ulivi per scendere poi attraverso il deserto. Però c'è un altro testo che è probabilmente più significativo per metterlo in relazione con il testo che leggiamo ora. È il testo che troviamo nel profeta Zaccaria, un testo terribile, del capitolo 14 di Zaccaria. Allora, non rileggo tutto perché è un testo molto lungo, però perché sentiate il tono, insomma, qualche passo vi leggo. Zaccaria 14, a partire dal primo versetto. Ecco, viene un giorno per il Signore, allora le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Il Signore radunerà tutte le nazioni contro Gerusalemme per la battaglia. La città sarà presa, le case saccheggiate, le donne violentate. Metà della città partirà per l'esilio, ma il resto del popolo non sarà strappato dalla città. Il Signore uscirà e combatterà contro quelle nazioni, come quando combatté nel giorno dello scontro. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sopra il Monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, verso Oriente.
E il monte degli Ulivi si fenderà in due, da oriente a occidente, formando una valle molto profonda. Una metà del monte si ritirerà verso settentrione e l'altra metà verso mezzogiorno. Allora voi fuggirete attraverso la valle fra i monti, poiché la nuova valle fra i monti giungerà fino ad Assala. Voi fuggirete come quando fuggiste durante il terremoto al tempo di Ozia, re di Giuda. Verrà allora il Signore mio Dio e con lui tutti i suoi santi. In quel giorno non vi sarà né luce, né freddo, né gelo. Sarà un unico giorno, il giorno lo conosce. Non ci sarà né giorno né notte e verso sera risplenderà la luce. In quel giorno acque vive sgorgeranno da Gerusalemme e scenderanno parte verso il mar orientale, parte verso il mare occidentale. Ve ne saranno sempre estate e inverno. Il Signore sarà re di tutta la terra. In quel giorno il Signore sarà uno e uno il suo nome. Ecco un testo terribile che parla dell'ultima battaglia, la battaglia escatologica, come la si chiama, la grande guerra finale, però è importante sottolineare che questa guerra, la sua uscita non è incerta. Alla fine chi è il vincitore è il Signore che sarà uno, il suo nome sarà uno, e da Gerusalemme sgorgerà l'acqua che purificherà tutte le acque sporche che ci possono essere. Quindi è una battaglia escatologica, la battaglia della fine dei tempi, quindi in cui Dio affronta le potenze del male, ma le vince. Ora, questo è il secondo testo, a parte quello della ribellione di Assalone a Davide, in cui si parla del Monte degli Ulivi. Quindi c'è forse qualche indicazione che ci viene data. Quello che racconta Marco qui non è l'adempimento di questa profezia di Zaccaria, ma è, potremmo dire, una rilettura che Marco fa di questo testo per indicarne dove si troverà la sua realizzazione. Vedremo man mano come la cosa funziona. Comunque è importante, credo, mettere in relazione questi due testi, questo discorso escatologico di Gesù sul Monte degli Ulivi e questo testo di Zaccaria che parla della battaglia escatologica di cui Dio è il vincitore. Detto questo, possiamo cominciare col rilevare che il discorso è lanciato da una domanda posta dagli apostoli. Si legge così nei primi versetti: mentre Gesù usciva dal tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: «Maestro, guarda che pietre, che costruzioni!» Gesù gli rispose: «Vedi, queste grandi costruzioni non sarà lasciata pietra su pietra che non venga distrutta». Mentre stava sul Monte degli Ulivi, seduto di fronte al Tempio, Pietro, Giacomo e Giovanni e Andrea lo interrogavano in disparte. Dì a noi, quando accadranno queste cose e quale sarà il segno quando tutte queste cose staranno per compiersi? Allora, qui c'è una piccola curiosità che la nostra traduzione ha corretto, perché il testo al versetto 3 non dice Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea lo interrogavano, ma il verbo è al singolare. Evidentemente è un errore, perché sono quattro. Però il fatto che il verbo sia rimasto al singolare vuol dire che probabilmente in un primo tempo c'era un solo discepolo che faceva la domanda.
Così come appena prima uno dei suoi discepoli gli dice: guarda che pietre, che splendore, ed è lui che dice: tutto questo scomparirà. Probabilmente lo stesso discepolo, che probabilmente è Andrea, gli dice: dici quando questo si realizzerà. Soltanto che Marco ha voluto aggiungere a questo discepolo Andrea gli altri tre, che sono i tre intimi di Gesù. Sono i primi discepoli che lui ha chiamato, sono quelli che troviamo alla risurrezione della figlia di Gairo, sono quelli che troviamo sul Monte degli Ulivi, sul Monte Tabor, sul Monte della Trasfigurazione, sono ancora quelli che troveremo a Getsemani. Sono i più intimi che stanno lì ai momenti cruciali della vita di Gesù. E quindi probabilmente Marco ha aggiunto a Andrea, che è tutto sommato un personaggio piuttosto secondario, questi tre. E quindi il discorso che viene fatto è un discorso per iniziati, se posso dire, è un discorso segreto. Soltanto loro quattro sentono questo discorso, e noi, i lettori. Quindi siamo messi nel segreto di Cristo e dei suoi intimi. Ora, la domanda concerne da una parte queste cose e poi tutte queste cose. Verosimilmente quando i discepoli chiedono quando accadranno queste cose, si pensa alla distruzione del Tempio. Gesù ha appena detto che non rimarrà pietra su pietra di questo tempo, e i discepoli dicono: quando avverrà questo, queste cose. Invece, quale sarà il segno quando tutte queste cose staranno per compiersi? Lì c'è un altro problema. Non è soltanto quando ci sarà la distruzione del Tempio, ma quale sarà il segno della fine del mondo? Tutte queste cose si riferisce probabilmente a un'espressione che troviamo anche nel libro di Daniele, al capitolo 12. È stato annunciato il momento della risurrezione dei morti, in cui i saggi risplenderanno come splendore del firmamento, e poi il testo continua, Daniele 12, versetto 5 e seguenti: io Daniele stavo guardando, ed ecco altri due che stavano in piedi, uno di qua sulla sponda del fiume, l'altro di là sull'altra sponda. Uno disse all'uomo vestito di lino che era sulle acque del fiume: quando si compieranno queste cose meravigliose? Udì l'uomo vestito di lino che era sulle acque del fiume, il quale, alzate la destra e la sinistra al cielo, giurò per colui che vive in eterno che tutte queste cose si sarebbero realizzate fra un tempo, tempi e metà di un tempo. E si sarebbero, quando fosse giunto a compimento la distruzione della potenza del popolo santo. Quindi abbiamo un discorso che è costruito su una duplice domanda, quella che concerne il Tempio, la fine del Tempio, e quella che concerne la fine dei tempi. Due eventi che tradizionalmente sono collegati. Solitamente l'evento della distruzione del Tempio viene concepita come il segno che ormai è la fine del tempo. C'è un'altra curiosità che voglio sottolineare ancora prima di entrare proprio nel discorso, è che la domanda fatta dai discepoli è: quando accadranno queste cose? Allora, la prima domanda verte sulla la distruzione del tempo, del Tempio, e si chiede quando. Ora, questo quando in greco è poté, che vuol dire quando, poté. Invece la seconda domanda è: quale sarà il segno quando tutte queste cose accadranno?
Quindi tutte queste cose, abbiamo detto, è la fine del mondo, la fine del tempo, e si chiede del segno quando capiterà la fine del mondo. C'è anche un quando qui, che non è lo stesso quando di prima. Qui si dice ottanna. Quindi abbiamo due quando, il quando del Tempio e il quando del segno della fine del mondo. Il primo è potè, il secondo è ottanna. Se dimenticate questo come greco non è grave, però è importante sapere che c'è la distinzione, perché poi nel seguito del discorso queste due preposizioni riappaiono. In particolare, nei versetti 7, 11, 14, vale a dire nella prima parte del discorso, cioè nel trampolino, e in particolare nella parte centrale di questo trampolino, quindi nella parte più importante dell'inizio, lì abbiamo degli ottanna, quindi un quando che si riferisce alla fine del mondo. Invece alla fine del discorso nei versetti 33 e 35 abbiamo di nuovo un quando, ma questa volta si tratta dell'altro quando, del potè, che quindi si riferisce all'evento della distruzione del Tempio. Ciò significa, se capisco bene, che tutta la prima parte del discorso di Gesù si concentra sul problema del segno e del quando si manifesterà il segno della fine del mondo. E poi alla fine parla brevemente della questione della fine del Tempio. Questo è importante perché lo vedrete man mano che leggiamo il capitolo. Allora, riprendendo adesso questo discorso, faccio ancora una nota generale sul testo. Non è questo discorso soltanto un discorso di rivelazione su quello che deve venire nel futuro. Certo, è un discorso di rivelazione, e abbiamo in questo discorso 27 verbi al futuro, all'indicativo futuro: avverrà questo, ancora questo, ci sarà. 27 volte, quindi è proprio un annuncio forte di qualcosa che deve avvenire, quindi un discorso di rivelazione. Però mescolato a questi 27 verbi al futuro, abbiamo 21 imperativi. Imperativi, quindi fate questo, ascoltate, state attenti, eccetera, eccetera, quindi messe in guardia. Quindi è un discorso di rivelazione che deve destare l'attenzione di chi lo ascolta, che deve provocare un atteggiamento. Ora, questo atteggiamento che richiede la maggior parte di questi imperativi, lo vedremo, sono praticamente tutti concentrati su state attenti, vegliate, vigilate. Allora, se ci ricordiamo che forse questo discorso è letto nella notte di Pasqua ai catecumeni, sentirsi dire al capitolo 13 con insistenza state attenti, vegliate, conservate gli occhi aperti, non addormentatevi, non è il momento, appunto perché stiamo arrivando alla cosa più importante, cioè che sarà poi il racconto della passione, non è il momento di addormentarsi. Però questo è anche un segno che vale per noi, non c'è il momento, non è il momento adesso di addormentarsi, bisogna stare molto attenti.
E questo appunto tanto più che i battezzandi al mattino riceveranno il battesimo che li immerge in quel mistero che stiamo leggendo. Ecco, allora, a questo punto possiamo iniziare la lettura proprio del discorso. Allora, il discorso si svolge in un primo tempo che inquadrato da messe in guardia, versetti 5 versetto 5 e 6. Gesù si mise a dire loro: badate che nessuno vi inganni, molti verranno nel mio nome dicendo sono io e trarranno molti in inganno. Questo è il punto A. E poi alla fine della prima parte, i versetti 21 a 23, ritorna questo tema dello stare attenti. 21 a 23: allora se qualcuno vi dirà ecco il Cristo è qui, ecco è là, voi non andate, non credeteci, perché sorgeranno falsi cristi, falsi profeti, faranno segni e prodigi per ingannare, se fosse possibile, gli eletti. Voi però fate attenzione, io vi ho predetto tutto. Quindi due messe in guardia su eventuali falsi profeti, falsi cristi. E sappiamo benissimo che la storia ne è piena. Ogni giorno spunta qualche falsi cristi, qualche falso profeta che ce la racconta, c'è gente che va dietro, no? E questa messa in guardia inquadra due scene, cioè due piccoli discorsi. Uno, il primo, sono i versetti 7 a 13, e qui si parla di guerre, di rumore di guerra, di cose che si sentirà parlare di catastrofe. E poi la seconda scena, versetto 14 e seguenti, quando vedrete l'abominio. Quindi lì sono due eventi, o serie di eventi leggermente diverse. I primi si sente dire che non li si vede, quindi sono un po' lontani, e poi ci sono quelli che si vedono, quindi quelli in mezzo ai quali siamo immersi. Allora, i primi eventi. Gesù dice: quando sentirete di guerre, di rumore di guerre, non allarmatevi, deve avvenire, ma non è ancora la fine. Si solleverà infatti nazione contro nazione, regno contro regno, vi saranno terremoti in diversi luoghi e vi saranno carestie. Questo è l'inizio dei dolori. Ma voi badate a voi stessi, vi consegneranno ai sinedri, sarete percossi nelle sinagoghe, comparirete davanti ai governatori e al re per causa mia, per dare testimonianza a loro. Ma prima è necessario che l'Evangelo sia proclamato a tutte le nazioni. E quando vi condurranno via per consegnarvi, non preoccupatevi prima di quello che direte, ma dite ciò che in quell'ora vi sarà dato, perché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. Il fratello farà morire il fratello, il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseguito fino alla fine sarà salvato. Ecco, questa è la prima serie di eventi che inquadrano nel tempo il segno della fine del tempo, la fine del mondo. Allora ci chiediamo: quando è questo tempo? Quando è? Allora, quello che mi sembra estremamente significativo è che se voi vivete nel primo secolo,
è il tempo in cui vivete nel primo secolo. Se voi vivete nel settimo secolo, è il tempo in cui vivete. Se voi vivete nel ventunesimo secolo, è quel tempo. Si apre un giornale, c'è un terremoto, c'è una guerra, c'è una persecuzione. Cioè, è in tutti i tempi che questo avviene. Questo mi sembra molto importante, perché vuol dire che il segno della fine del mondo è inserito nella quotidianità, nel nostro tempo, qualunque sia il tempo in cui siamo. Il tempo di Marco, in cui la Chiesa sicuramente già subiva prime persecuzioni, c'è stata l'uccisione di Stefano, c'è stata la morte di Paolo, di Pietro, c'è stato Giacomo che è stato perseguitato, c'è stata la persecuzione di Nero, di Nerone. Cioè, ecco, quel che Gesù dice è che il segno della fine del mondo è inserito nel nostro quotidiano. Vedremo che cosa vuol dire questo. Poi ci sarebbero evidentemente molte altre cose da dire, però poi le troverete per voi stessi. C'è la seconda parte, quando vedrete, quindi qualcosa che è molto vicino, che si vede sotto gli occhi, non è più soltanto delle notizie che si sentono o che si leggono sui giornali. Quando vedrete l'abominio della devastazione presente là dove non è lecito, chi legge comprenda. Qui c'è una cosa veramente strana. Gesù sta parlando ai suoi discepoli e poi a un tratto chi legge comprende. Ma di che cosa fa Marco? Ci fa un'occhiata e dice: state attenti voi lettori dell'Evangelo, sto dicendo qualcosa che non è banale, quindi non banalizzate quello che sto dicendo. C'è qualcuno che ha detto che addirittura questo era un estratto di un volantino che era stato sparso in Giudea al tempo della guerra giudaica. Forse è andare un po' troppo nella fantasia, ma comunque quello che dice Gesù qui: quando vedrete l'abominio della devastazione presente là dove non è lecito. Allora lì c'è un segno che dovrebbe essere chiaro, di che cosa si tratta. Allora c'è un problema, perché l'abominio della devastazione è un'espressione che in greco è neutra, cioè l'abominio, non mi ricordo più come si dice in ebraico, in greco, però è una parola neutra, non femminile, non maschile, neutra. Invece presente, l'abominio della devastazione presente, qui è al maschile. Quindi questo abominio della desolazione, della devastazione, non è una cosa, è una persona maschile. Allora, a partire da lì si può immaginare alcuni episodi che conosciamo dalla storia che potrebbero essere i segnali che Gesù indica. Uno è il fatto che Caligula, se ben mi ricordo, sì, Caligola, nel 40 aveva tentato di introdurre, quindi l'imperatore di Roma, aveva tentato di introdurre nel Tempio di Gerusalemme la sua propria statua. Questo aveva provocato una ribellione. Può essere che Marco pensi a questo episodio. Profanazione del Tempio da parte dell'imperatore romano che vuole introdurre la sua statua. Quindi potrebbe essere questo il segno. Però c'è altre possibilità. Si racconta che, questo è Giuseppe Flavio che lo racconta, quindi è un grande storico ebreo, parla di una inaudita impietà che era stata commessa nei confronti del Tempio quando un contadino di nome Fanni fu elevato
fu eletto sommo sacerdote, questo nel 68 dopo Cristo, quindi appena prima della fine del Tempio. Quindi questo potrebbe essere anche l'abominio della devastazione, l'idea che un contadino che non fa parte della casta sacerdotale viene eletto come sommo sacerdote. Oppure c'è stato, si potrebbe pensare ad altri episodi. Quello che mi interessa soprattutto, al di là del che cos'è l'evento al quale si allude, è che comunque questo evento di cui si parla per Marco è un evento passato, che è avvenuto, il che vuol dire che il segno della fine del tempo non è una cosa che dobbiamo ancora cercare nell'avvenire, perché si colloca nel quotidiano, addirittura nel passato del lettore. Il lettore sia attento a quel che legge, sta nel passato. Allora ci si chiede, ma dov'è quel segno? Allora, prima di vedere dov'è quel segno, questo mi sembra una cosa molto importante. Voi sapete che girano ancora oggi quella gente che va discorrendo dicendo: ah, avete visto, c'è un terremoto qui, c'è una catastrofe lì, questi sono dei segni della fine del tempo, quindi convertitevi, e sono dei terroristi spirituali. Questo testo va contro di loro in modo secco. Tutti i segni sono stati già stati dati, non c'è più da cercare un segno che la fine del mondo è vicino. I segni sono stati dati, è finito. Adesso, in qualunque momento che Dio vuole, può avvenire la fine del mondo. Ed è per questo che alla fine Gesù sottolineerà con tanta forza il tema della veglia, dell'attesa, dell'essere attenti, perché ogni ora può essere quella in cui il mondo finisce. Evidentemente non è un'espressione scientifica, perché gli scienziati dicono: ma il mondo può ancora durare milioni di anni. Non lo so. Quel che ci dice Gesù è che c'è un momento in cui il mondo finirà, così come è cominciato, a un certo momento finirà. Allora, noi quando eravamo giovani quasi non potevamo immaginare la fine del mondo, perché insomma è una cosa talmente enorme. Oggi purtroppo la si può benissimo immaginare. Semplicemente le potenze, le guerre, le armi nucleari che hanno gli americani, i francesi, i cinesi e i russi possono distruggere 27 volte la Terra. Quindi immaginare la fine della Terra non è affatto una cosa strana. Basta che ci sia un folle che preme il bottone e siamo finiti. Ma poi purtroppo i folli che governano la Terra non è che siamo risparmiati, se posso dire. Quindi effettivamente il rischio della fine del mondo, se posso dire, è una cosa immaginabile. Almeno alla fine di questa Terra, magari è più difficile immaginare la fine di Plutone o di Nettunio, però cioè noi viviamo sulla Terra, e quindi anche Gesù pensa a questa Terra. Ecco, questo è il primo elemento di questo discorso, quello che chiamo il trampolino. Gesù ci mette in guardia e ci dice che il segno della fine del mondo, della fine della venuta del Messia, del regno di Dio, è già stato dato. Di qua siamo proiettati su quello che è il centro di questo discorso, i versetti 24 a 27, che sono il punto C. Allora, ricordate del trampolino, il B, la parte centrale del trampolino, rilancia sul centro del discorso.
Allora, noi avevamo lì il quando del segno, e qui cosa dice il testo? In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo, le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dalle estremità della terra fino alle estremità del cielo. Ecco, il segno è questo. Il segno è questa venuta del Figlio dell'uomo sulle nubi con grandi potenze e gloria. Quando vedremo questo, allora avremo il segno. Ora, il testo precedente ci ha detto, lo avete già visto in quel momento. Allora ci si chiede, ma quando è? Che è venuto il Figlio dell'uomo con grande potenza per radunare gli eletti dai quattro venti, da un'estremità della terra fino all'estremità del cielo? Allora, la risposta è nascosta, però si trova nel versetto precedente. Il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno, le potenze del cielo saranno sconvolte. Questo è un tema apocalittico che troviamo negli scritti profetici, in Gioele, in Amos, in Ageo, insomma, diverse citazioni che sono mescolate qui, che sono delle riprese di testi profetici. Però è più importante vedere che cosa questo testo annuncia o di che cosa parla. Allora, parla del sole che si spegne, della luna che si spegne anche lei, delle stelle che cadono, della terra che si commuove. Fra tre capitoli, due capitoli, avremo Gesù in croce. E mezzogiorno si fece buio su tutta la terra. Ci ritorneremo su questo episodio. Però questo buio non è semplicemente un'eclissi momentanea di sole, cioè è il sole che si spegne di fronte all'evento della croce. Di fronte a questo evento Matteo aggiunge anche che ci fu un grande terremoto al momento della morte di Gesù. Io credo che questo sia il segno, cioè la croce di Gesù, Gesù morto sulla croce, questo è il segno che d'ora in poi non ci sarà più nessun segno che il Figlio di Dio venga. Notiamo ancora che effettivamente sulla croce Gesù sta regnando in gloria. Sopra la sua testa c'è una scritta: il re dei giudei. Quindi qui abbiamo il nuovo Davide, il re. Allora, certamente è un po' strano, perché un re dovrebbe essere sul trono, e invece questo trono è uno strumento di supplizio. Però questo è uno degli elementi caratteristici della teologia di Marco, sulla quale torneremo ancora, perché fa parte del famoso segreto messianico, di cui aspettiamo ancora la risposta. Però la potenza e la gloria di Dio, di Cristo, è proprio lì sull'evento della croce. Questo è per questo che vi dicevo che questo discorso è veramente un discorso di preparazione, di un commento anticipato della croce. Cioè ci invita a leggere quello che leggeremo domani, il racconto della passione, come il grande segno che si svolge non soltanto nella nostra attualità, ma addirittura nel nostro passato, segno che ormai il giorno finale può avvenire quando vuole, in qualsiasi momento. Però è importante ricordare che quel momento, che quel tempo finale, quel giorno finale,
non è più un giorno catastrofico come lo annunciavano i profeti, giorno di collera, giorno di tutto nero, oscuro, voilà. Perché in quel giorno egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dalle estremità della terra fino alle estremità del cielo. Cioè quel giorno finale è il giorno in cui si manifesterà la signoria di Dio su tutta l'umanità, tutti i suoi eletti, però alla fine Dio è tanto misericordioso che forse non ne lascerà neanche uno fuori, li radunerà tutti per farli entrare nel suo regno. Gesù è morto sulla croce appunto per andare a svuotare l'inferno in un qualche modo. La famosa icona che state dipingendo, che della discesa agli inferi, è proprio quella lì. Gesù scende nell'inferno, tende la mano ad Adamo e Eva e li tira fuori, e poi dietro Adamo e Eva c'è tutta l'umanità. Adamo e Eva è la storia dell'umanità nella vita. Quindi, poi se veramente c'è qualcuno che è così duro che dice questo non mi interessa, Dio lo lascerà magari nel suo inferno, però ci vorrà veramente molta cattiva volontà, credo, per scappare alla salvezza di Dio. Ecco, questo per il centro di questo discorso, e allora si capisce che alla fine Gesù rivolga un grande appello a essere attenti, perché ormai questo momento può venire in qualunque tempo. Allora, Gesù continua il suo discorso, versetti 28 e seguenti, e questa è la ridiscesa, se posso dire, dopo che si è arrivato alla cima, c'è la discesa che ci fa ritornare in tranquillità in un qualche modo. Dalla pianta di fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quando però a quel giorno e a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli del cielo, né il Figlio, eccetto il Padre. Qui siamo sempre all'interno della stessa logica della fine dei tempi, perché il quando che troviamo al versetto 29 è ancora un otan, quindi che si riferisce a quando si realizzeranno tutte queste cose. E quindi quando accadranno queste cose, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino. Egli è vicino, probabilmente il Messia, il Signore della Gloria, è alle porte. Qui ci sono qualche osservazione che voglio fare. C'è la prima, concerne una piccola parabola del fico. Ciascuno di noi sa che quando il fico fa delle foglie, ma si sa che ormai la primavera arriva. A Gerusalemme il figo, non so qui se, perché qui non ho sentito, però a Gerusalemme il figo è accompagnato di un odore del tutto particolare. C'era un figo all'interno di Gerusalemme, quando si passava anche senza vederlo si sentiva quell'odore del figo, che annuncia che insomma, ormai la primavera c'è. Ebbene, quando voi vedete questo, allora abbiamo detto che è l'evento della croce, sappiamo che lì la foglia del fico sta spuntando. Ormai il giorno può venire in qualunque momento. Da quel momento, dal momento della croce, il Cristo Signore è alla porta. Notate che è alla nostra porta giorno dopo giorno. Sto alla porta e busso,
Ricordate il testo dell'Apocalisse: chi mi apre la porta, io entrerò, mangerò con lui, lui con me. Quindi è qualcosa che possiamo già anticipare in questo momento. Quando noi apriamo la porta del nostro cuore al Cristo, ma già in un qualche modo viviamo qualcosa del regno di Dio. Non è ancora in tutta la sua forza, però è già un anticipo. Poi Gesù dice: in verità vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto ciò avvenga. Allora i commentatori dicono: allora vuol dire che Gesù pensava che entro 20-30 anni sarebbe stata la fine del mondo. È un modo un po' sciocco di leggere, perché questa generazione che cos'è? Quando Gesù si rivolge ai suoi contemporanei e che dice: questa generazione è perversa, sono forse soltanto i suoi contemporanei? Purtroppo è l'umanità da Noè in poi che è una generazione perversa. Dio ha preso atto del fatto che l'uomo è cattivo fin dalla sua infanzia. Quindi questa generazione, finché c'è un uomo e una donna su questa terra, insomma, può venire il tempo, cioè non dà nessuna indicazione temporale questo. Quindi questa generazione finirà al momento in cui verrà il Signore nella gloria. Il cielo e la terra passeranno, e questa è la promessa, tutto passerà, anche noi passeremo, non lo va, però le mie parole non passeranno. Ecco, questa era la forza che attraversa tutta la storia. Dalla prima parola Dio disse: sia la luce. Ecco la parola che crea l'universo, e poi quando tutto sarà distrutto rimane ancora la parola, rimane il Cristo e insieme a lui tutti i santi che lui ha radunati, tutta quella gente che lui avrà ricomposto in una umanità nuova. Quanto però a quel giorno e a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli del cielo, né il Figlio, ma solo il Padre. Ecco, questa ignoranza di Gesù stesso dell'ora è anche significativa. Non soltanto noi non sappiamo, ma neanche Gesù sa quando sarà la fine del mondo. Quindi Gesù si associa, si rende solidale anche della nostra ignoranza, così come all'inizio dell'Evangelo si è reso solidale dell'umanità peccatrice, venendo verso Giovanni Battista per confessare il suo peccato. E allora abbiamo la fine. In cui allora in questi ultimi versetti abbiamo il poté, quindi l'altro quando, il quando della fine del Tempio. Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera, a mezzogiorno, a mezzanotte, o al canto del gallo, o al mattino. Fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che vi dico a voi, lo dico a tutti: vegliate. Quindi neanche sembra la distruzione del Tempio non sa quando avverrà. Quindi sembra che Marco abbia scritto prima della distruzione del Tempio. Comunque anche questo è un segno, se il segno del Tempio si manifesta sarà una ragione di più per essere attenti. Quello che vorrei sottolineare soltanto in quest'ultima parte, gli ultimi versetti, quando dice: vegliate perché non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera, a mezzanotte, al canto del gallo o al mattino.
Qui abbiamo una distribuzione della notte in 4 ore, come si dice. Voi sapete che nel sistema romano c'erano 12 ore nel giorno e c'erano 4 ore notturne, che erano ore più lunghe, evidentemente, che erano ore di circa 3 ore ciascuno, però le si chiamava ore lo stesso. Ora, questo è un sistema romano, non era il sistema ebraico, e questo è uno dei segnali che gli esegeti ritengono per dire: ecco, Marco è stato scritto a Roma o nel quadro della Chiesa romana. Però più importante di questo è che questi 4 momenti della notte sono dei momenti molto significativi nell'episodio che leggeremo domani, cioè nell'ultima sezione. A mezzanotte, quando Giuda praticamente ha tradito Gesù, il canto del gallo è il momento, cioè la sera è quando Giuda ha tradito Gesù nell'ultima cena. A mezzanotte è quando Gesù sta a Getsemani e che viene arrestato e condotto davanti al Sinedrio. Il canto del gallo è il momento in cui Pietro rinnega il suo maestro. Il mattino può essere il mattino quando tutti sono fuggiti, quando hanno lasciato Gesù da solo, oppure può essere anche il mattino quando presto al mattino le donne vengono al sepolcro. Quindi l'ultima ora è un'ora ambigua, se è negativa o positiva. Ecco, cioè, il catecumeno che sta leggendo questo si deve ricordare a questo momento che queste 4 ore sono segnate da eventi che leggerà fra un po', che ascolterà fra un po', che lo mettono ancora in guardia. Attenzione, perché queste ore che vengono potete o essere Giuda che tradisce, o Pietro che rinnega, o i soldati che arrestano Gesù, oppure potete anche essere quelle donne che un mattino presto scoprono che la tomba è vuota. Credo che abbiamo qui un piccolo segno, insomma, del nome. Ecco, questo per il capitolo 13.